Signori miei, lo avete voluto, lo avete bramato ed oggi, insieme alla Lega Pokémon, abbiamo qui un ospite che è stato presente fin dal primo episodio in questa challenge. Salve a tutti, ragazzi, mi avete invocato, mi avete chiamato e quindi io sono arrivato per accompagnare il Gioca. Ragazzi, mamma l'avete mia. Richiesto, abbiamo 120 like, le palle, ne abbiamo raggiunto il fruttio e quindi ciao, in questo viaggio verso la gloria ci accompagnerà Rocket. Però certo che, mamma mia, ragazzi, per portare fortuna sono l'ideale, quindi perderemo proprio nei peggio modi sicuramente. E quindi, signori miei, visto che il protagonista di oggi, oltre a essere come al solito il divinissimo, l'incredibile merda, è anche il Rocket, quanti like dobbiamo raggiungere per questo episodio? Ma almeno 200, ma almeno. È impazzito, attenzione. Ha detto tutto lui. Comunque, ragazzi, ho allenato i Pokémon prima... Abbiamo avuto un piccolo infarto perché non trovavo più il safe state dei Pokémon allenati. Stavo già per sbroccare. Siamo qua e come vedete, ragazzi, è entrato in squadra LSD, Breloom. Non una garanzia, cioè spettacolare come soprannome questo. Farà impazzire gli avversari, c'è da dire. Esatto, esattamente. Comunque, ragazzi, vi faccio notare una cosa. Questo episodio è il 17esimo. E nell'episodio 17 della prima Soul Link, io insieme a Rocket abbiamo sconfitto la Lega di Kanto. Vi lascio riflettere su tutto ciò. Possiamo direi che dopo questa 250 like, dai, perché, mega aneddoto sulla Soul Link, aumentano i like. Possiamo entrare, ragazzi, in questo momento nella Lega Pokémon e affrontare Lorelei. Luke, qual è il Pokémon che hai più apprezzato all'interno della serie? Ovviamente il mio Pokémon, Persian, Luke, che con quello sdoppiatore ho visto veramente che faceva sfracelli, fantastico. Un Pokémon fortissimo, ma nel frattempo battaglia contro Lorelei, che è una Super 4 di tipo ghiaccio, non lo sapeva nessuno evidentemente. E non aveva neanche un Pokémon tipo ghiaccio, ma vabbè, dettagli, dai. Attenzione, guardalo, Togeti, che è un Pokémon di tipo ghiaccio. Ovviamente. Allora, ragazzi, Charlix è un Pokémon abbastanza buono, vi faccio vedere il moveset. Dai, ce la possiamo fare. Commenti sul moveset di questo essere distruttivo proprio che... Direi BGC conferma di quelle parole, cioè veramente. È molto legit con quel Monster Drago, ma allora, vabbè, Togetic, vero che è anche volante? Sì, è volante, non è folletto, ovviamente. Perfetto, perfetto. Quindi, comunque, raga, non li ho allenati troppo i Pokémon perché altrimenti non avrei potuto portarvi il video. E se lagga un po' è perché abbiamo 300 programmi aperti per rimanere in chiamata con Rocket, quindi... Esatto, okay, raga, quindi bene. Niente. Ti carica tutto subito, se la gioca così... Di cattiveria? Alla prima. Tanto mi sta facendo malissimo. Questo psichico che confonde, non mi piace moltissimo questo psichico così axato. Fino a ieri non sapevo neanche che psichico potesse confondere, pensate. Ah, no, siamo in due, guarda, perché tipo un 1% di possibilità, secondo me. Ok, perché prima ha dato bello Krabby, gran Pokémon. Mi è piaciuto, Ash confirmed. Uno dei migliori della serie, proprio. Un altro che fa una bella fine, mi dicono, Se magari Charizard non si confondesse. Però, raga, ho fatto una scorta allucinante di rimedi. Esatto. Vi chiederete com'è possibile che io abbia avuto così tanti soldi. È molto semplice. Avete presente, non so se li hai presenti anche tu, quei 6 centauri che ci sono sempre all'inizio ciclabile. Sai quanti ne ho farmati? Big money, veramente così a li gratis. Li ho presi a botte per tutta la mattinata. Movimento sismico. No, fermo. Oh, ok. Bella morte. Minchia, t'ha fatto male, cavolo. A me l'ha dato un po', ma t'ha fatto abbastanza male, ho visto quel movimento sismico. Vai, Drago Artiglio. Dovrebbe morire. Sì, ha voglia, vado lì. Perfetto. Cioè, liscio. Ah, comunque non l'ho specificato all'inizio video, ma ovviamente faremo tutta la Lega in questo episodio. Dovessero venire fuori 35 minuti di video, sapete che a me non importa. Ma sì, poi c'è pure il Rocket, quindi anche 40 minuti così. Dai, raga, cioè non importa. Divinazione. Aspetta, chi è che mi aveva fatto divinazione? Cosa mi sono perso? Gio, me lo sono perso. Cos'è? Si è buggato tutto, ha fatto divinazione da solo. Ha saltato un turno, ha fatto colpo su Charizard, gran mossa, devo dire. Adesso aveva Dugong, io avrei tipo... sarei tipo saltato sulla sedia, guarda. Oh, ho tanto battuta la gondola, mamma mia, ragazzi. Comunque, ovviamente, nel caso non lo conosceste, ma... sembra assurdo. Passate dal suo canale che troverete in descrizione. Ovviamente lo conoscerete tutti perché raga Rocket lo si conosce. Bruno, eccolo qua. Molto, che molto poi sorridente. Qua, aspetta, in Earth Gold è il terzo, vero? Sì, perché c'è Koga. Quello tipo psico, poi, esatto, Koga, e poi c'è lui e poi Karen. C'è l'altra tipa Karen, non mi ricordo il nome. Comunque battaglia con Bruno, attenzione che ha una Pokéball che, cioè,
sbriciolerebbe tranquillamente. Galduar, sai quanti ne ho ammazzati di questi in allenamento? Voi non avete idea, solo questi ho seccato. E decimato la popolazione di Galduar, praticamente. Ok, sì, 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 okay. Ma è una roba allucinante. Allora, fermo. Se solo no, non dovrebbe avere difese buonissime. Se solo Charizard infame avesse la maledetta stab di tipo drago, invece no. Magari, oppure qualcosa di tipo fuoco, però non c'avevi niente. Le metti. Brutto colpo. Critical di Tornado mi mancava, sinceramente. Poi Tornado mossa buona. Tanto, cioè, parliamo di Tornado, infatti, cioè, scrivetelo anche nei commenti. Cioè, ma io mi chiedo, no? No. Ma è una mossa che ha già un nome stupendo, no? Cioè, il Tornado di suo fa tanto male. Perché ha solo 40 di potenza, ragazzi? Cioè... Guarda, ci sarebbe stata una cosa tipo Sanguisuga in Sole e Luna, che hanno aumentato la potenza, guarda, ecco, secondo me. Quanta potenza ha Sanguisuga in Sole e Luna? 80, 80. Ecco, cioè, io mi chiedo, ma... Perché non l'hanno aumentata a Tornado? Cioè, Sanguisuga, alla fine, vengo lì e ti scatarro sopra, no? Non è così potente, un Tornado è potente, invece no, Game Freak ha pensato bene di... Un Tornado dovrebbe essere almeno 80-90, no, ok, 40, sto cominciando a sclerare male, quindi... Ma... Continua a fare mattino d'oro, ho visto, sì, quindi non sì, buono, decisamente. Non aspetta. Axe. Vediamo, c'è qualcosa se, di tipo... Se magari non tipo... mi avessero eliminato Lady Bird a quest'ora avrei mega corno. Ho visto una certa preferenza per Lady Bird qualche episodio fa, morendo, diciamo. Proprio. Vai, Luke! Tornado, attenzione raga, Luke lo sta per shotare in... No, individuo, non ci credo. Muori. Ok, cioè, perfetto, seccato. È il moveset più brutto che abbia mai visto. Mantidoro più cos'è, protezione individuo. Sì, Madonna. Sì, sì. Tu l'hai visto l'episodio della Crazy Rock dove c'era o con Cova Uova Sintesi e l'altra volta... No! No! Non ci credo. Con Datore stavo morendo, raga. Stavo crashando dalla conversazione qua. Mamma mia, cioè, no. Oddio. Schia, se mi schiattava con Luke in chiamata... A parte che veniva qui e mi prendeva di botte, a botte proprio. No, infatti. Non doveva neanche permettersi, secondo me. Cioè, che poi, come ho fatto a reggerlo? E questa è la cosa interessante, perché gli ho buttato giù metà vita. A riguardo di logica, doveva buttarmela giù anche a me. Esatto, quindi Luke, comunque sia, anche contro le mosse impossibili, resiste. Mamma mia, è fortissimo. Hashtag God Luke, una roba del genere, mi raccomando. Nei cos'è? Commenti... Esatto, già, giraffa, riga, giraffa, wow. Sdoppiatore, wow. Sdoppiatore in teoria. Ma sì. A casa questo. Ma Luke con uno stab di tipo normale, se avesse anche la mossa Z, abbiamo già vinto la rega. La mossa Z in terza gen, il titolo clickbait che è proprio esatto. Di quelli belli. Torkoal, mamma mia. Surf, vabbè. E questo, dai, minchia quanto reggono però sti cosi, io. Non c'è manco lo stab, Luke non ha tutto reggono più vita. Del previsto, raga, il povero Luke. Vai. Ole! Tanto eccolo. Tanto non prendevo botte abbastanza già da prima, quindi ecco. Mi mancava leggendario. Cioè, si effetti, può avere così tanta sfiga, eppure quello col suo livello più alto, ti rendi conto? Sì, il suo main, quindi era tipo no, forse è Machamp, era il suo Machamp. Sì, sì, porca puttana. Che schifo. Vai, ma sparagli dopo un po' ignorante. Petalbello, petalodanza. Cioè, tra l'altro il mio Charizard off camera ha provato a imparare petalodanza. Cioè, avrei avuto un Charizard con oltraggio e petalodanza. Bello. Cioè, le classiche mosse che proprio poi ti confondi, proprio. Una bella mossa stab per dominare la lega, insomma, petalodanza. Sì, con Charizard. Sì, famosa stab di tipo fuoco. E via, cioè. Attenzione, la moglie di Hawk. Agatha, che è abbastanza infame, era. Commenti sulla merdaccia di Agatha. Mai è abbastanza. Tu arrivavi col tuo Nidoking convinto di fare terremoto, cioè avevano tutti levitazioni dal primo al fottuto ultimo. Esatto, a parte Arbok, ma vabbè, dettagli, dai. Sì, infatti, che poi non si sa perché ce l'aveva, perché cioè non è Spettro. Infatti, tipo, lei dice di essere Spettro, ma in realtà tutti i suoi Pokémon sono anche di tipo veleno, quindi paradossalmente veleno. Potrebbe essere anche di tipo veleno. Arcanine, onesto, però ci sta. Sì, onesto, peccato che ho in campo... poco onesto, in effetti, non ci avevo pensato. Cioè, allora, ok che le mosse sono randomizzate, ma io ho paura di una stab, di un braciere stab, già mi fa paura. Bello Sonic. Ah, beh, Sonic Boom alla Lega è bello con 20 PS di danno, fantastico. Vai, andiamo... Sweep, raga, sweep ignorante, via. John cioè. Frog sweep, tanto questo qua finché fa Sonic Boom, raga, cioè veramente. Facciamo il titolo clickbait poi, John sì, Frog sì. Sweep in stile americano. Andavano di moda nel 2012 clickbait così. Però noi ci piacciono ancora nel 2017. Madonna, ha grittato, è vero che è la roccia di re? Mio Dio, gli ha tolto mezza vita con doppio calcio. Perché la roccia di re, Luke, critta a caso questo. Nu pazzo, questo non ci ho pensato. Io la roccia di re gliel'ho data così a caso per dire, dai, vabbè, sì, perché sei Volited.
Cioè, lui è il vero re dei è il vero re dei John Frog, quindi può fare. Sì, lui è proprio la forma finale, diciamo. Ludicolo. Aspetta, ludicolo. Tanto io mi sono gustato. Non ti consiglio di fare faccia canale perché tipo fallisce tre volte su tre. Sì, quindi a più che altro anche solo a raggio perdo un turno. Quindi buono, non so quanto appunto sia. Ok, perfetto. Guardalo, Madonna, il critical, non ci Madonna, credo. Madonna, raga, c'è una che furia. Potenza. Oh, me lo ricordo che l'Audred il re degli Axe. No, ma ha diminuito l'attacco, la merda. Me lo ricordo che axava poco, quel Pokémon. Allora, aspetta. Perché mi ha diminuito l'attacco, quindi io switch. No, stronzissimo! No. Madonna, che schifo attrazione, raga. Sì, ma dai, poi per un Grumble, Dio buono, che è una milf incredibile, puoi morire, gentilmente. Oh. Madonna, lo butto giù sicuro, immagino, sì. Allora... Questo Pokémon qua è fortissimo, buone. Luke, c'ha un attacco allucinante. No, no, ma io c'ho Bilumi Smeraldo e... Madonna, la vita. La potenza. Vabbè, un trico, ciao. La prima, vediamo se... Bello, gli ho fatto malissimo. Camuffamento diventa di tipo normale! Ma, dai! Grande! Via. Best mossa del 2017. Fantastico, grande trico. Questo è davvero forte. Perfetto, battuta Agatha, ragazzi. Buona. Hai vinto, ora capisco cosa ha visto in te quel vecchietto. Non ho altro da dirti, vai avanti ora e continua così. Poco, mamma mia. Adesso andiamo a spaccare l'ens. Luke, tu sai che c'è adesso. Adesso andiamo a spaccare l'ens, che l'uomo è vero. L'uomo citato. Esatto, nuovo citato. Con e non lui è campione. Che nella Soul Link ci aprì due Pokémon a testa. Mamma, io mi ricordo che quella volta lì le parole mancavano. Quante botte. A me, sinceramente. Eccolo qua. Creepy. Molto sobrio. Ah, ho sentito parlare di te. Sono il capo dei Super 4, sono Lens, l'allenatore drago. I Pokémon di tipo drago sono mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma sono quasi imbattibili. Sono praticamente invulnerabili. La tua sfida con la Lega finisce con me, Creepy. Dai, si comincia la battaglia epica. Lo vedremo, Lens. Attenzione, perché questa sfida qua... Cos'è il Pokémon più forte di Lens? Luke 60, 60, tipo. No, mi pare 59. Quello poi si è una bellissima. Si è fatto il giretto a Owen, si è fatto. Sì, nei primi percorsi si è fermato, però. Infame. No, non fallire. Blocco. Puoi morire, ok, perfetto. Seccato, lo butto giù 15 volte, non c'è problema, bellissimo. Raga, veramente. Grande Pociena. Nel frattempo bella. Vi invito a lasciare un bel mi piace e a rispondere alla domanda del giorno come al solito, che suppongo sia molto importante per il proseguo o no di questa serie, e non dico altro. Tramontante su questo Teddy Ursa. Non ha possibilità, wow, praticamente. È morto, non l'avrei mai detto. Guarda, comunque fantastico. Lens. Ma che Pokémon ha? Cioè, Madonna, ma c'è i Pokémon... Madonna. Che tristezza. Che schifo, raga. Che tristezza, Lucia. No, come? Oddio, gelo raggio? Serio. Oh. Mi son preso male, Madonna, serio. Questo è partito. Questo è partito così... Ok, perfetto. Ecco, mi toglie mezzo PS. Bravo. Così. Ah, sì, ho insegnato gelo raggio a Cosmo, ragazzi. Non ve l'avevo detto. Sì, ma un'idro pompa tattica. Bello. Cristo, idropompa, ok. Cioè... Ma come non lo manda giù? Allora, ci vogliamo calmare. Oddio. Allora, fermo. Questo qua farà la ricarica totale. Per forza. Due girolaggi però ti buttano giù, in teoria. Speriamo, dovrebbe essere abbastanza, era un leggendario allora, contro un gruppo. Allora, dai. Oh, sì. Oh! Beh, questo è karma, ragazzi, questo... Questa l'ha sentita, allora, aspetta. Godo. Minchia, no! Se non... Minchia! Ti giuro che... Ma poi tuo taglio, come... Luke! Ma... No! Spinda! Ma che schifo! Raga, è l'apoteosi dello schifo, Lens, cioè non veramente... Non ci credo! Che merda! Buttalo giù con il triplo crit, cioè veramente... Il Pokémon preferito del Rocket, raga! Adesso vedi il puro gelo, tipo, così, a caso... Minchia, sai che mi hai fatto prendere male, Luke? mi hai fatto prendere malissimo, ti giuro. No, tuono pugno, tranquillissimo, ciao. Oh, non va giusto, infame. Allora, oh, andato giù. Oh, Gesù, no, mamma mia. Cioè, ancora qualcun altro di più brutto, non so, Basculin, non c'era. Cioè, Madonna, cioè. Non lo va a recuperare a uni, ma lo va a pescare e torna indietro. Esatto. Oh, un mi piace forza. Per le genialate, per le idee che c'ha Rocket, così malsane dal nulla. Esatto. Dai che lo butto dai, giù. Volo. No! È esistito. Okay. No, questo si stava per suicidare. Col contraccolpo. È morto però, in teoria, sì. No, non ancora. No, vabbè. È regge... Ok, perfetto, ciao, è stato un piacere.
Vedi di è andato giù. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Minchia, comunque Lens ci ha graziato, ragazzi. Ci ha graziato. Sì. Cioè, ha detto Lens abbastanza brutto. Cioè, tra Spinda e altri abomini. Guarda che madonna. Ma adesso. Con Gary. E con Gary, come non fare iniziare lui? Dai, e buttalo. Ragazzi. Eccolo lì. Sta per arrivare l'ora della battaglia più importante, la battaglia col nostro rivale di sempre, Gary. Andiamo. Mamma mia, hype. Andiamo. Tra l'altro, team fantastica, ti ricordo. Sì, bellissimo questo. Ti stavo aspettando, Creepy. Spero che tu sia alla mia altezza, altrimenti che gusto c'è ad essere il tuo rivale. Lavorando al Pokédex, ho cercato ovunque Pokémon forti. Non solo, ho anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. E finalmente sono il campione della Lega Pokémon. Creepy, sai cosa significa questo? Luke, lo sai? Che sei l'allenatore più forte del mondo, deve essere così? Migliore del mondo, giusto? Sa tutto questo, epica. Attenzione, battaglia. Ho paura di vedere il primo Pokémon. In teoria dovrebbe essere un Pidgeot, se non sbaglio. Sì, era il Pidgeot. Charbuck! Fantastico, 59. Già, il suo più forte è a 63. Per dirtelo, già. Hai laggato, non dirmi il numero dopo 60. No! Reggi! Mamma mia, raga, quanto è andato vicino alla morte. Ma che sfiga può avere uno? Mando in campo il Pokémon per la prima volta, Fulmine! Io ti ricordo come è morto il primo Mad con falce cannone. E stava per ricordo tutto. Benissimo. Ancora. È fissato, raga, c'è la fissa. Ok, sono stato interrotto incredibilmente. Ma ci sta, è il bello di queste sfide, raga. Tanto questa parte la taglio. Allora, aspetta, cosa è successo? Tu l'hai visto? Io non ho visto nulla. Ho visto che ha fatto ancora Fulmine, tutto lì. Ok, allora, fermi. Tanto si cura lo stronzo, vero? Ovvio. Sì, la voglia. Ci mancherebbe. Codacciaio. Ecco, tipo qua. Esatto. Movimento... No. Allora, Fulmine, oddio, sto andando in confusione, non capisco più nulla, Luke. Sto impazzendo. Come? È così confuso. Vai. Addirittura Switch? Madonna. Da quando così Switch è sto qui? Sì, può switchare certe volte quando il Pokémon non glielo butti giù. Buono sì. Sapersi. Vai. Che cosa faccio io? Switch anch'io. Il Cosmo. Abbagliante cos'è? Tipo psico? Ok, perfetto. Allora, sai te di tipo volante, vero? Un bel giraggio e dovrebbe morirci. 63 è il suo migliore? Sì, è il suo migliore Scyther, quindi già poco detto. Più forte è andato. Ottimo, dai, perfetto, l'abbiamo mandato via. A casa, raga. Il più forte è andato, in teoria. Vediamo. Grimer. Bello. La qualità. Allora, fermi, volo. No, questo qua comincia a boostarsi con Cosmo Forza, io l'ho ammazzo. Cosa ha fatto? Ah, Cosmo Forza. Manco allora, fosse Cosmog, madonna mia. Un po' diverso, mi dico. Aspetta, no, volevo allora. Cercare di... Esatto, io avevo qualcuno con una mossa di terra. Chiusi Luke con un colpo di fango? Sì. Adesso sì, ok, sì, perché... Anche se... Andiamo, dai, vai Luke! Sono tentato di fare sdoppiatore io in prova, realtà. Prova a fare sdoppiatore. Speriamo. Sì, ho voglia. Ok, perfetto, sì, non considero mai la stab, è troppo forte sto Pokémon. Ipno, cavolo, Ipno mi sa di infame. Io non ho, Pokémon forti contro... Il mio problema è che non ho forti contro lo Psico. Sì, perché non c'è proprio niente di quello altro. Finisce che prova a ritornare nella serie, ma lo cacceremo subito, raga. Ipnosi no, ti prego. Come? Ipnosi no. Ecco. Cavolo. L'hanno utilizzato bene. Ci manca solo che mangia sogni, poi siamo a posto, guarda. Cioè, allora, fantastico. Aspetta. Chi li mandi adesso? Però. Devo cercare di ragionare perché. Direi che se io mi curo, cioè tanto non ho mosse forti contro di lui, ho sbagliato a già mettere John Frog. Dovresti mettere tipo Charizard, secondo me è l'unico. Anche secondo penso. Me. Perché gli altri Charizard non posso. Con le mosse fisiche. Ok, prepotenza. Già che ti prego. Che schifo. No, Jo. Eh. Il drago speciale in questa generazione. Ok. Giuro, il drago speciale. È una cavolata, ma è vero. No, non ho tolto nulla. Ipnosi. Si è boostato. Deve avere una difesa speciale abbastanza alta. Poi ha pure la forzatore. Questo è il suo problema. È il mio problema. Questo qua è abbastanza brutto. Poi c'è pure ipnosi. Provo a rimandare Cosmo a sto punto. Contropiede, c'è un problema anche lui. Che mannaggia. Allora, gelo raggio.
Spero di Oxalo, no. Magari. Provo col volo. Però, non avendo stab, no, devi per forza fare la mossa più potente che hai in questo momento. Vai, volo. Madonna. Se questo stronzo non avesse usato il... No, ti prego. Vai. Che stollone questo ipno, cioè... Ah, sai cosa devo sperare di fare? Congelarlo. Appunto, devi... ma è molto difficile, non, pregare di non penso... Minchia, mi ha addormentato mezza squadra, ti rendi conto? Allora, adesso ho deciso di prendermi malissimo e di... Eccolo. Che perché devono contro... rovinare le battaglie così, mannaggia loro? Sì, fanno sempre sti cavolo di stall ignorantissimi. Sai cosa potrei fare? Etere sì, sull'idropompa e provare a buttarlo giù. Sì, intanto la difesa speciale non se l'è boostata, ha fatto solo la forza toglie. No, sai cos'è? Se uso geloraggio... Che è sempre speciale, no? Mi pare, quindi... Sì, boh. Però rischio di mandarlo a vita 1, questo qua magari usa un'altra ricarica. Potrebbe? Quante ne usa di solito lui? Ne ho usata una all'inizio, poi adesso un'altra. In teoria dovrebbe averne due, forse tre, però non lo so, okay, prova. Ci provo, prova. Allora. Ok, è rimasto vita 1 come immaginavo. Sì, vediamo. Yeah, se usa la ricarica io sbrocco malissimo. Non penso, non la uso, non la uso. Madonna, quanto m'ha tolto contropiede, muori. Vai a casa. Ok, ce lo siamo tolti. Ti manda di nuovo il primo. Arbok non dovrebbe essere un problema in questo... Non ci credo. Ma fa adesso, ma che senso ha? Non ha senso che l'abbia fatto adesso. Questo mi fa contropiede. No, fulmine, c'ha fulmine già questo. Ok, aia. Calma. Posto. Noto, con volo comunque gli tolgo abbastanza. Continua, tanto Gio non può più curarsi adesso. Non ne ha più sicuramente. Ok, allora giochiamocela un po' da infami, anche se non mi sega pure il critical. Ci mancava solo. No, perché pensavo di mandare, cioè, vedi, allora il mio problema, raga, è che ho tre Pokémon che hanno bassa vita e due addormentati, quindi se switchassi ci sono altre probabilità che mi schiatti un Pokémon. Non sarebbe molto conveniente switchare in questo momento, secondo me. Fulmine di nuovo, allora. Ma altre mosse oltre a fulmine questo qua, sembra di no. Evidentemente no. Che mi sa schifo, che con volo non lo mando giù però. Se no, mi sa di no. No, infatti. Ah, madonna, per fulmine, poco. Taglio, vai. È a casa. Ok, perfetto. Quanti ne mancano? Ne ha? Penso due. Alakazam, okay, Alakazam. Alakazam mando il Luke, faccio extra rapido. Non ha delle buone difese. No, ma curati già prima, curati. Sì, prima mi curo assolutamente. Questo è capace di attimo psichico. Bello. Ok, vabbè, lasciamo stare. No, non ho più pipì. Allora, ti tocca la netra. Sdoppiatore. Vai, lo butti giù secondo me. Oh, per buttarlo giù penso di sì. Ci sarà un recoil allucinante. Sì. Ma non tantissimo. Dai. Recoil assurdo, livello 56 per gli... No. Che schifo. Cioè, davvero. Cos'è l'ultimo questo qua? Sì. Oh no. Beh, fantastico. Che vergogna. Che Pokémon di qualità di classe, guardate con quegli occhi. No! Come ho fatto con Bruciapelo a buttarti giù? Oddio! Ma come? ma come ha fatto con Bruciapelo? Ti ha tolto metà vita con Bruciapelo! Aspetta, allora. Allora. Cioè. Oddio, sono scioccato, raga, cioè. Ok che non ha buone difese. Ok che ha la 94. Stab. Minchia, ma metà vita. È un bruciapelo. Non ho visto. Doduo soprattutto. Madonna, cioè, ti ha devastato. Porca miseria. Ok. Si merita qualche mossa proprio potentissima. Allora, aspetta, comincia a farmi paura, sarò sincero. No, vabbè. Guardalo, quanto però... è veloce! È velocissima, dovresti buttarlo giù in teoria con Samantante. In teoria, sì. No, che infame! Che Gesù, proprio belli... Ma non ci credo, quanti cavolo ne ha di ricariche totali? Io mi sono perso qualche significato della vita, evidentemente, ok, è morto. Ok, giù, però madonna, cioè... Sì, ma ho perso Luke! Cioè, Luke proprio in diretta insieme a me, vabbè, così sto infame. Il mio regno è già giunto alla fine, non è giusto. No, sì che è giusto, dovresti anche essere infilzato su una picca già che ci siamo. In piazza Biancavillo, insomma. Esatto. A testa in giù come il duce. Come? Come ho potuto perdere? Ho allenato i miei Pokémon alla perfezione, è duro ammetterlo, ma... Sei tu il nuovo campione della Lega Pokémon. Vai, Luke, doppia Mihawk. Creepy, leggo creepy solamente in questo momento, vediamo un po'. Bravo Hawk, che con la vecchiaia avanza pianissimo, ha int, congratulazioni. E poi, sei il nuovo campione della Lega Pokémon.
Ti ricordi? Tutto è iniziato con Bulbasaur. Certo, Bulbasaur. Era davvero grande, sei davvero grande. Ho realizzato dopo. Bulbasaur, certo. Mi sa che si droga un po' comunque. Gay, sono deluso, Monello. Sono venuto fin qui e non leggo più. Sono venuto saputo che hai battuto i Super 4. Era tutto poi un po' di tardo. Ma quando sono arrivato l'avevi già perso. Che delusione. Sai perché hai perso? Bella domanda. Non hai dimostrato i tuoi Pokémon fiducia e amore. Però in effetti c'ha ragione. Senza questi valori non si resta campione a lungo. Aiuto. Creepy, sì, adesso si va dentro la stanza. Spettacolo. La stanza di Anne posso accompagnare rispetto a questa stanza. Congratulazioni, Creepy. Questa è la sala d'onore Pokémon. I campioni della Lega Pokémon sono onorati in questa sala per le loro imprese. Anche i loro Pokémon vengono consacrati in questa sala d'onore. Creepy, hai lavorato sodo per diventare il nuovo campione della Lega. Congratulazioni, Creepy. E dai, basta con sto nome. Tu e i tuoi Pokémon siete famosi ora. Cioè, Hawk c'ha il registratore, Creepy. Congratulazioni, Creepy. Ciao, Creepy. Sì, è un po' Creepy. Non puoi usare la bicicletta, Creepy. Mi scopo tua mamma. La vecchia che avanza. Madonna. Salvataggio in corso, non spegnere. Raga, allora, ma a parte che... Merda. Vabbè, merda. Mamma mia. Ma Luke. Mi ha deluso. Come ha fatto a morire così? Io, cioè, mi sento di dire personalmente che fosse il Pokémon migliore della serie. Non so se tu sia d'accordo. L'ho visto fare veramente delle stragi con quello sdoppiatore stampato. È stato fortissimo. Cioè, il bello che... Quel Doduo, no? Facciamo, Doduo, così, tipo, bruciapelo, shottato. Bruciapelo. Ci ha veramente lasciati così di stucco, raga. Mi viene da piangere. Metà vita con bruciapelo, è la prima volta che la vedo, sinceramente. Può essere stab finché volete. Veramente, ma... una roba assurda. Cioè... Comunque, ragazzi, allora, ci saranno i titoli di coda adesso. Nei titoli di coda volevo dirvi che, anche se avete già probabilmente risposto alla domanda del giorno... Esatto. Stavo pensando, visto che questa qua è stata la serie più seguita del canale, e l'ha seguita anche Rocket, quindi un evento incredibile, Rocket non riguarda mai i miei video, stronzo di merda. Sono infame. E, pensavo di portarvi anche il set Ipelago, perché comunque come serie è stata molto lineare, diciamo che non vi ha mai annoiato perché ho visto sempre comunque che le visual sono sempre state uguali. E quindi pensavo di portarvi anche il set Ipelago. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti rispondendo alla domanda del giorno se vi interessa la cosa. E mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace. E ditemi se volete vedere altri video, magari non più importanti, ma magari, che ne so, quando ci saranno gli allenatori, se volete vederli in compagnia di Rocket. Giusto, tu sarai sempre disponibile. Esatto, ragazzi, io mi invocate, io arriverò. Possibile, quindi voi scrivete, vediamo. Quando ci avete voglia, scrivete nei commenti hashtag Rocket e vi porto l'episodio con Rocket. La mettiamo così. easy. Ci può stare, sì, proprio a comando così con la pacchetta. Oh, nel frattempo passa tra i titoli dei produttori Iwata, che purtroppo RIP. È morto e non c'è più tra i titoli di coda dei nuovi giochi Pokémon. Esatto, in Pokémon Zone. Rimarrà però qua dentro i nostri ricordi, dentro i nostri giochi che ci hanno segnato la nostra infanzia, come Pokémon Rosso Fuoco, che però è giunto al fine. Fine. Che finale ad effetto col discorso sui Iwata del Creepy, mamma mia. Cioè, finale migliore, non possiamo trovarlo. Spettacolare. Allora, ragazzi, no, grazie. Perfetto, siamo a Biancavi. No, ti devi levare perché... Oh mio Dio, Hawk di nuovo. Ciao Creepy, guarda, non l'avevo mai detto. Ok, mi ha dato il Pokédex nazionale, quasi come se Hawk volesse invitarci a proseguire la serie. Vi invito anch'io a rispondere alla domanda del giorno, vi invito ovviamente anche Rocket, perché... Ragazzi, fatelo perché è legge, praticamente. Che altro devono fare, Luke? Lasciare 250 mi piace. Impazzito. Cioè, e raga, poi... E poi ovviamente iscriversi a tutti i due canali, i social ovviamente, come perché non posso dimenticarli. E che altro, lo Strowpole ah no, aspetta, non è vero. Finito le non è vero, stavamo scherzando, volevate lo Strowpole. Volevi. Vabbè ragazzi, quello che doveva dirvi il Rocket, quello che dovevo dirvi io, l'ha detto il Rocket, a me non resta che augurarvi una buona settimana, visto che... ecco appunto, raga, giusto. Visto che è una nuova settimana, e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye!